Sì, bentrovati. Oggi siamo in diretta da Piazza Italia a Pescara, terza seduta del Masci Bis Infuocata, un consiglio comunale cui hanno preso parte anche gli esercenti del capoluogo adriatico che da giorni ormai, da mesi in realtà, stanno protestando con più forza per l'assenza di parcheggi. Li abbiamo sentiti ai nostri microfoni tutto il loro dolore, la loro sofferenza, perché temono di chiudere per questa situazione dovuta ai cantieri in corso, soprattutto a quello dell'area di risulta. La coda della campagna elettorale con veleni, rivendicazioni e accuse incrociate caratterizza questo inizio del secondo mandato del sindaco di Pescara Carlo Masci, ma a tenere banco proprio durante i lavori dell'Assemblea, animata da un duro scambio di battute sul tema sicurezza con Pettinari e sul commercio con PD e 5 Stelle, è il problema parcheggi e cantieri che sta generando perdite ingenti per gli esercenti. E proprio loro, i titolari di negozi, palestre e altre attività, si sono presentati in aula, dopodiché, lamentando un mancato aiuto, sono andati via. In massa. Chi deve lavorare non trova parcheggio, chi deve venire in Pescara Centro per poter fare acquisti, per andare dall'estetista, per venire in palestra, per fare shopping, non può più venire perché ci trova, la situazione è drastica, non abbiamo più la possibilità di parcheggiare, non abbiamo più la possibilità di lavorare. Ci si mette sempre molto tempo per trovare un posto, comunque non è proponibile una cosa del genere, specialmente se uno è costretto comunque a prendere la macchina perché deve spostarsi in più volte la giornata. Non si può aprire un cantiere il mese di luglio dal momento in cui gli operai non possono lavorare per via della sicurezza sul lavoro con una temperatura superiore a 35 gradi, allora ci permettevano di affrontare i saldi, di fare la stagione estiva, di approfittare di questo periodo che per noi è molto molto importante. Invece ci hanno messo a terra, ci hanno distrutto senza realizzare ancora nulla. Sì, abbiamo raccolto 150 firme di commercianti e anche attività professionisti, che chiaramente studi medici, avvocati, che comunque hanno difficoltà a ricevere i loro sia clienti che pazienti, quindi la difficoltà è sia per chi va a lavorare e chi anche deve utilizzare i servizi di una città che si propone con la vocazione turistico-commerciale. Il sindaco e l'assessora Zamparelli hanno proposto di riservare un'area del quartiere Porta Nuova ai parcheggi, prevedendo poi una navetta fino in centro per esercenti e clienti. L'idea però non piace ai diretti interessati, che chiedono anche di diminuire le tariffe delle soste blu. Intanto Masci confida nell'attivazione imminente della filovia. Metteremo a disposizione tutti i parcheggi che ci possono essere in città, in una città che è ovviamente urbanizzata come nessun'altra e che finalmente entro breve si doterà di un servizio pubblico di filovia che certamente migliorerà l'accesso. Bene, riprendiamo la linea qui da Pescara, ma solo per restituirvela da Piazza Italia è tutto a voi.